Buongiorno a tutti, giovedì 20 aprile, venerdì 20 aprile, scusate, 2018, sono le 12:33 minuti in questo istante, qualche secondo di ritardo, ci scusiamo, avete visto qualche problema tecnico, se non l'avete visto non so di cosa state parlando. Quindi tutto bene, allora oggi è venerdì, chiudiamo la settimana, una settimana intensa, quella del fuorisalone, quella del salone del mobile, Milano invasa, insomma questa è la città, ve l'abbiamo già detto, no? Quella della, di Milano, la settimana di Milano, che l'amiate o che la odiate, questa è la settimana in cui Milano cerca di dare il meglio di sé, per molti in realtà poi forse anche il peggio, ma insomma vedremo poi i risultati che arriveranno, che insomma sembrano già risultati da record di invasione di turisti, gente che è venuta a lavorare questa settimana a Milano, che ha fatto vivere come al solito il sogno della grande Milano europea. Ahimè però Milano non è solo questo, Milano è anche periferia, lo sapete, ne parliamo tutti i martedì con la consulta Periferia Milano, e c'è poco da fare, noi seguiamo la cronaca, seguiamo l'attualità. Questa settimana ci capita spesso di dover parlare di periferie, lo facciamo semplicemente anche, anzi a volte spesso raccontando anche delle cose belle che riescono a succedere, come ad esempio un'associazione che oggi abbiamo qui un esponente che fa parte di questa associazione, ma è anche un assessore di municipio, sto parlando di Fare Bicocca e in particolare del nostro ospite Andrea Pellegrini, che è assessore alla sicurezza del municipio 9. Grazie. Che insomma può venirci in realtà a raccontare un po' le due facce della periferia anche, no? Appunto, da una parte Fare Bicocca che si impegna per fare delle cose e riesce anche a farle molto belle, dall'altra la fatica però invece dell'assessore alla sicurezza di un municipio come quello 9, che è il più popoloso di Milano, sì, giusto? 190.000 persone. Ricordo sempre questa cosa che il suo presidente Lardieri mi aveva fatto notare. Che salutiamo, che è sempre presidente. Attento. Che sarebbe, se fosse un comune a parte, la terza città di Lombardia. Sì, vero. Sta cosa mi aveva sempre, sconvolto. Ci hanno onorato anche di essere l'assessore. Quindi insomma, assessore di, realtà. Pensate, la terza città di Lombardia, fondamentalmente. Certo. Il municipio 9, un municipio insomma vastissimo, appunto, va da Niguarda fino in fondo molti a Punale, adesso che nessuno sapeva così finché non li facessero la metropolitana. Sì, poi viene giù fino al centro, perché Garibaldi, Gaiolenti, Corso Como, Via Farini. E poi comunque tutto Lancetti, Masina, tutta la zona con Masina, Bovisa, di Bergano, insomma Villalitta, Afori, c'è di tutto, Afori, cioè, tra l'altro c'è veramente di tutto in Villalitta, grazie all'impegno del nostro presidente e Lardieri, che salutiamo e ringraziamo, e l'impegno di tutta l'amministrazione sia municipale che comunale, siamo riusciti a farlo diventare un sito dove ci si sposa, dove le persone si possono sposare. C'è una villa meravigliosa, un parco meraviglioso. In questa villa, la sala dell'arte, c'è proprio la sala proprio dei matrimoni, dove abbiamo qualche giorno fa effettuato dei matrimoni, ma sono già 100 quelli prenotati. Che bello. Una cosa incredibile che nessuno si credeva, e grazie anche al lavoro pesante di questo presidente che ha messo anima e corpo, e a tutta l'amministrazione, Afori è diventato un po' il cuore del municipio 9. Magari noi ne parliamo spesso poi, alla fine Milano non è nient'altro che tanti centri messi insieme, c'è poco da fare, nel 23 furono uniti i comuni esterni a Milano e alla fine quei comuni si sono espansi intorno al proprio centro, certo. E quindi in realtà territorio ovviamente questa Milano fatta di tante bolle, sembrerebbe. Beh, no? Quindi con tutte un'anime, con delle identificazioni, con dei luoghi, diciamo appunto la zona è molto grande, tanto che appunto a un certo punto è bella vedere anche sulla cartina, perché va su dritta, a un certo punto dice già che non c'è abbastanza vi do un pezzo in più e avete tutta la parte della Bicocca, no? dove abiti allora. E dove fai parte appunto di questa associazione Fare Bicocca, quindi io partirei da lì e poi andrei invece poi a vedere tutto ciò che state lavorando sul territorio del municipio 9. Allora, innanzitutto saluto tutti quanti, vi ringrazio di avermi invitato, questa è la prima mia volta in questa bellissima televisione innovativa, bravi, un bravo ai voi giornalisti e chi lavora dietro le quinte. E nasce l'avventura Fare Bicocca, nasce da dei cittadini, da tanti cittadini impegnati civicamente, più che nella politica, nelle cose del territorio, sui problemi che ci segnalavano e portavamo anche all'attenzione dei politici, perché la politica è importante proprio perché dovrebbe e deve ascoltare e ricevere le istanze da parte del territorio e portarle sui tavoli dove poi bisogna trovare delle soluzioni. Quindi
dopo si è aperti questo gruppo di lavoro, un sito dove molti cittadini inseriscono il lavoro che si fa, si raccolgono le segnalazioni, si inseriscono le delibere e tutto quanto, è un grande aiuto. Secondo me la politica vive perché c'è questo binomio che io chiamo spesso cittadini impegnati più politica buona uguale risultati. Questo è un binomio a cui io credo molto, perché la politica senza il cittadino, senza l'impegno civico, vale poco, e la politica è uno strumento che serve per migliorare la vita delle persone, e senza i cittadini che vivono la vita, come si fa a sapere e come si può migliorare senza conoscere i problemi? Ed è questo importante nella politica, proprio avere questo rapporto, questo legame molto forte tra il cittadino che opera, che vive sul quartiere, e la politica che deve ricevere, accogliere e anche a volte scegliere le questioni importanti dove poi metterci mano, creare delibere e tutto il resto, insomma. Quindi un grazie veramente ai cittadini che ci danno una mano di tutti i colori. Ecco, volevo appunto chiederti questo rapporto con i cittadini. Allora, voi siete un'istituzione che dire giovane è sbagliata in realtà, insomma, le zone esistono da una vita, vi hanno cambiato il nome, a proposito, domanda molto bella, vi hanno fatto finalmente il cartello da mettere fuori con scritto municipio? Possono rispondere? Ok, capisco che non vi hanno ancora fatto il cartello con questo. Stiamo lavorando. Però appunto vi hanno cambiato il nome, siete municipi, ci siete voi, assessori, una figura che prima non c'era, quindi in realtà io posso avere la sensazione, credo, di parlare finalmente con il comune. Comunque tu sei emanazione del comune, non certo, so che magari non ti fa molto piacere a volte essere emanazione del sindaco Sala, che insomma sappiamo essere dalla parte opposta alla tua, però i cittadini hanno capito l'importanza del municipio, oppure insomma siete riusciti almeno voi del 9 a fargliela capire ai vostri cittadini? Ma allora, intanto il consiglio di zona 9 prima era comunque un luogo dove la gente si riferiva, quindi non cambia sostanzialmente, l'istituzione diventa più importante, diventa un municipio che però ha poco da vedere con le municipalità di Roma e Napoli, perché i municipi non hanno un bilancio, quindi viviamo di contribuzione dell'amministrazione comunale, e in realtà manca questo grosso impegno che il Comune di Milano dovrà nel tempo dedicare, quindi un bilancio vero e proprio dove le municipalità possano organizzare di sua spontanea volontà alcune questioni come la manutenzione delle strade e altre cose. Sì, siamo tre assessori, cioè, a cui mando un saluto, Todaro e Giovanatti, lavoriamo molto bene insieme e, come dice il presidente Zambelli di zona 8, purtroppo le delibere di municipio diventano degli aeroplanini di carta da lanciare. Perché qua andiamo. Sta nominando un presidente di municipio di centro-sinistra. Sì, che ho ascoltato in una commissione di affari istituzionali in comune, dove si parlava di problemi dei municipi. Dove erano, e il problema più grande è che il comune non ascolta i municipi. Praticamente le valanghe di delibere, quindi di istanze, parlo alla gente normale, le delibere sono delle proposte, dei documenti, sì, che sono votati dalla giunta, quindi dall'organo esecutivo del municipio, e inviati al comune per la loro attuazione. Sì. Di questi aeroplanini ancora non formati sono centinaia quelli che rimangono nei cassetti degli assessori e non vengono neanche letti in realtà. Ah. E qui c'è la parte della mortificazione istituzionale. Anche perché dovrebbe dire, insomma, cioè, se lo faccio cittadino, ahimè un po' me l'aspetto, no? Anche lì sarebbe poi da discutere se è giusto o no che la mia richiesta mi sia concretata, però un po' me la posso aspettare, chissà quanti cittadini, però insomma voi siete lì apposta per quello. E certo, qualcosa magari, cioè qualcuno in comune ha in mente ancora che ci siano i consigli di zona. Ah, non ci sono più giunta comunale,
i consigli di zona sono chiusi, ci sono i municipi, dateci più retta, lo dico in maniera simpatica, ma dateci più retta, perché noi siamo la parte più vicina al territorio, ascoltiamo tutti, anche gli elettori di centrosinistra, che ci chiedono che c'è una buca, che c'è un giardinetto da sistemare, ci come sono dire, tanti non credo problemi. Che chiederete la testa del partito quando vi vengono a fare la domanda, no. No? Anzi, volevo riprendermi prima. E sui 190.000 abitanti non credo li conosca tutti, no. Sanno cosa votano. Tra l'altro, devo dire, con estrema sincerità, che nel quartiere in cui vivo, io ho preso forse più voti da chi è orientato a sinistra che chi è orientato al centrodestra, per un motivo semplice, perché l'azione sul territorio di fronte ai cittadini, di fronte ai problemi, è trasversale, perché la buca, il giardinetto che non va bene, l'aria a cani che non va bene, non è un problema di sinistra o di destra, è un problema di tutti i cittadini e il problema va risolto a prescindere. Dopodiché ognuno di noi ha un'idea, un orientamento, ma il problema, soprattutto concreto, va risolto, e per risolverlo bisogna ascoltarli tutti. Non è che uno che arriva da me, ah, io sono della Lega, ho un problema, tu sei del PD, non ti ascolto. Ma no, il problema della buca cade il figlio del PD, il figlio del ragazzo che è iscritto alla Lega, il figlio di quello che è iscritto a Forza Italia, insomma la buca e il problema è di tutti. Fatta questa premessa, poi ci sono le modalità con cui uno deve operare. Io divido la parte istituzionale da quella politica, cioè davanti alle questioni, prima lei ha detto che io sono un assessore del Comune di Milano, certo che lo sono, e rispetto il sindaco nel suo ruolo, perché ha una carica istituzionale superiore alla mia e io sono subalterno a lui, prima al mio presidente e poi al sindaco, quindi il rispetto istituzionale innanzitutto. E scuso se sono stato a volte irruente in alcune mail, perché sono un po' arrabbiato su alcune questioni, non veniamo ascoltati, ma assolutamente da parte del municipio 9 e delle municipalità tutte c'è un estremo e rigoroso rispetto per le istituzioni. Dopodiché, tornando a fare bicocca, io auspico che la gente, che i cittadini si avvicinino alla politica senza pregiudiziali. Per far avvicinare la politica, il Comune di Milano, so che questo tema adesso la fa arrabbiare, ha fatto, già secondo anno che lo fa, il bilancio partecipativo. Anche Zona 9 è riuscita a vincere con un... nella Zona 9 so che c'è stato un vincitore, tutti i municipi sono stati presentati, il municipio 4 se non sbaglio, un bellissimo progetto sulle case bianche di via Salomone, quindi insomma alcune cose... Però so che insomma non è quel tipo di partecipazione che forse si auspica appunto un municipio come il vostro, giusto? Allora, sì, premesso che se il valore è la partecipazione, non sono qui a dare un giudizio negativo all'evento. Già un pezzo il Comune di Milano l'ha modificato, perché nella precedente edizione di questo bilancio aveva affidato esternamente l'evento ad una società esterna spendendo varie migliaia di euro, questa volta l'ha riportato in casa con un particolare che ci ha lasciato un po' così: da 1 milione di euro alle zone è passato a 500.000 euro, quindi valorizzando un ragionamento di partecipazione, ma in qualche modo dimezzando poi i soldi, perché se le periferie sono importanti, se i municipi sono diventati più importanti, non si capisce perché da 1 milione dati ai consigli di zona sono diventati 500.000, e questa è una questione che va un attimino un po' riflettuta, perché altrimenti non si può esaltare le periferie e poi sganciare meno, ho usato un termine brutto, dare meno soldi. Dopodiché ho visto tantissima gente partecipare, associazioni, presentare progetti, quindi vivacità, energia, partecipazione, ma in realtà secondo me, e voglio spezzare una lancia per la politica, quella vera, quella di responsabilità, quella di scelta, che i municipi magari dovrebbero avere sì dei soldi, ma non calati dall'organizzazione comunale e il comune segue tutto l'iter, ma ogni municipio con la propria dignità di istituzione gestisce magari queste cifre che vengono erogate dal comune, dedicate a dei progetti. A mio parere poi dovrebbero essere progetti innovativi, dovrebbe essere, uso un termine un po' così, grasso che cola,
nel senso che bisognerebbe aprire a dei progetti che non sono l'ordinaria messa a norma della scuola, la manutenzione della strada, che sono già opere, l'illuminazione del parchetto, perché sono già opere che in qualche modo dovrebbero essere già sviluppate. In realtà qua darei più spazio all'innovazione, alla creatività, quindi la conversione di qualche spazio. Grasso che cola, è un qualcosa che ogni municipio si toglie, si mette lì qualcosa di nuovo, ma non sicuramente la manutenzione delle strade, che è legittima, o l'illuminazione al parchetto, o il percorso di verde nel parco, che già vabbè qualcosa di originale c'ha. Però dico, la vedrei, e poi gestita da un municipio, quindi con una scelta, con una marcia che entra nella scelta anche, nell'indirizzo, perché se alla politica si toglie la decisione, e beh, pian pianino si sfilano un po' tutti i poteri che ha la politica. Io comprendo che negli anni la politica ha potuto in qualche modo cercarsi e questo tipo di atteggiamento un po' ostile, però secondo me è ora di ridare fiducia ai politici, e dico anche agli elettori, di stargli dietro, di mettergli il lago nel sederino ai propri politici. Perché voi avete votato Tizio? Andate a chiedergli a Tizio, Caio, Sampronio di impegnarsi per quella cosa, di darsi impegno su quelle altre questioni. Cioè, il cittadino non è una parte passiva, è una parte attiva nella politica, anzi è l'attore fondamentale della politica. Quindi io, il mio appello è ai cittadini, non dite sempre sono tutti uguali, nessuno fa nulla, magari state dietro, pressateci, chiedeteci. Mi verrebbe dire, proprio voi del municipio possono trovare questo primo contatto. Li trovano, cioè... rimangono un po' delusi sulla risposta, perché, e torno a bomba sulla questione delle competenze e delle autorità. Io sono assessore alla sicurezza, vengo coinvolto in tante questioni legittime di degrado, di delinquenza e di altre cose, dove io però ho dei poteri molto limitati e devo fare la mia bella mail all'assessore centrale del comune per chiedergli magari di intervenire e di inviare la polizia locale in quel dato posto. Come assessore alla sicurezza non ha poteri, diciamo, sul comando dei vigili che gestisce la sua. Sono migliorate le questioni con Rozza, che all'inizio si è messa un po' in mezzo, avvocando a sé un po' di cose in maniera personalizzata. Poi man mano ci siamo fatti sentire, perché noi abbiamo dei comandi che non fanno capo a noi, ma al comando centrale, ma che però vivono sul territorio a contatto con i municipi, e che il referente più vicino è il municipio. Quindi abbiamo trovato una quadra dove gestire in qualche modo, sempre su un profilo operativo non tecnico, di segnalazioni, la parte dei vigili quartiere. Ma per il resto noi abbiamo dei riscontri, che le faccio un esempio. Io ho fatto una richiesta per avere un parere di nulla osta su una chiusura, su un'installazione di questi vanno di moda adesso, camper di rom dappertutto. I cittadini ci chiedono di praticamente di inibire l'ingresso nei parcheggi con i portali altimetri, okay. No? Io ho fatto delle richieste, e poi ho trovato l'altro giorno il comandante della polizia locale, dico, ma avete sì noi abbiamo già mandato il parere. Sì, ma mi scusi, se un assessore le fa la richiesta, e il parere a chi lo rimanda? Magari mi rimette in conoscenza. Cioè noi paradossalmente non conosciamo la fine delle nostre segnalazioni, delle nostre richieste. Sembra un po' il cittadino che va allo sportello del grande, e la risposta proprio poi arriverà la risposta a casa. È un po' imbarazzante, anche perché poi ci viene a chiedere a voi, perché poi ci chiede, non siamo in grado di dare la risposta. Non tanto sono stato io o stato lui, perché alla fine non puoi dare una risposta certa e fai anche una brutta figura. Quindi magari più collegialità, ognuno ha il suo ruolo, chiaramente l'assessore centrale ha delle deleghe in più, ha dei compiti più centrali, ma se abbiamo però inventato delle figure, gli abbiamo dato questi nomi importanti, diamogli un po' di carne, no? Altrimenti che facciamo? Però insomma l'assessore, nonostante non gli rispondano, qualche cosa. Solo qua ne portate già. Sì, ho portato 5 delibere aeroplanini per ora, speriamo diventino qualcosa di più importante. No, un problema grande che mi sta a cuore,
adesso si avvicina l'estate, sì, e il problema dei parchi, dei giardini, delle aree, delle piazze pubbliche che vengono io questo sarà contento Bestetti, che so che ci segue anche lui spesso e volentieri, che insomma è uno dei, sì, suoi, la zona, delle sue grosse problematiche. E in realtà le feste latine, e anche di tutti quanti, io ho usato il termine latine perché le comunità latine sono abituate a fare feste molto lunghe, notturne, con un consumo esagerato di alcolici, di birre, ma questo non è detto che non lo facciano né gli italiani o altre comunità. Io mi riferisco alle segnalazioni che ci arrivano e alle situazioni che sono incancrenite. Ci sono delle aree verdi dove, a parte la situazione di degrado ambientale, come si trova alla mattina certe aree verdi, il disturbo, la quiete pubblica è diventato negli ultimi anni veramente un grande problema. Dove ho ascoltato delle persone e delle famiglie che a fine settimana cambiano addirittura la casa, si spostano dai nonni, si spostano dagli zii o da amici che hanno case lontane dalla loro zona, perché sotto casa purtroppo ci sono queste decine e decine, a volte centinaia di persone che fanno baccano tutta notte con urli, schiamazzi, risse e musica ad altissimo volume. E noi abbiamo chiesto con questa delibera al Comune di Milano nel maggio dell'anno scorso, ci siamo mossi con anticipo alla polizia locale e quindi all'assessorato alla sicurezza e al sindaco, di istituire delle squadre, dei nuclei speciali per questo tipo, a contrasto di questo tipo di reati, che è il disturbo della quiete pubblica, è un reato, l'abbandono di detriti e di spazzatura, di resti alimentari nelle aree verdi è comunque un problema grande. Noi vorremmo che quest'anno il Comune facesse qualcosa, e noi abbiamo chiesto anche al Comune di Milano di poter operare anche sulla scelta di personale a tempo determinato, quindi personale dedicato a quel tipo di lavoro, e anche a vigilanza urbana con delle agenzie di sorveglianza private, dove, per esempio, faccio un esempio, Villa Litta, in poco tempo ci sono già state 3 aggressioni alle persone, con una vittima un po' di tempo fa, accoltellata, e il suo omicida non è stato ancora assicurato alla giustizia, dove noi nel mese di dicembre facevamo una delibera dove chiedevamo al Comune di pensare a mettere delle guardie H24, se non si può col personale, perché la polizia locale ha dei problemi, un problema di contratto, un problema di numeri e addirittura, da quanto ho capito, di età, perché l'età degli agenti di polizia locale si è alzata, quindi c'è un problema anche di notti mensili, c'è un problema di far avere la possibilità che in queste ville, in questi parchi aperti ma con regolare cangiato, ci siano del personale di vigilanza urbana. Il Comune può farlo, può dedicare dei costi. Noi chiediamo più attenzione alla sicurezza, noi chiediamo più risorse alla sicurezza, chiediamo che la sicurezza, al sindaco Sala, è una priorità. La priorità sono le periferie, come il sindaco Sala dice, ma la sicurezza e il degrado nelle periferie è un problema grave. Spesso poi si dà appunto l'otto al degrado, è un interdente poi per la sicurezza. È un problema gravissimo. In realtà in più di una ordinanze si possono fare. È l'approccio al problema. Il problema non è della Lega, del Municipio 9, del centrodestra. Il problema è un problema di gestione e di approccio al problema. Il problema è dei cittadini, di tutti i cittadini, non dei cittadini di sinistra o di destra. Perché via Mura, faccio un esempio, sì, di via Mura, dove abbiamo chiesto anche qua, abbiamo fatto un aeroplanino di carta che vola, una delibera, che rimane nei cassetti e non viene neppure letta, e neppure ci danno riscontro. Voi non avete una ricevuta di assolutamente riscontro, quasi mai. Forse questa sì, dicendo che non si può fare il DASPO urbano, prendo gli occhiali e dico: abbiamo fatto una richiesta per via Murat
proposte per il contrasto del fenomeno del bivacco e del degrado esercitato nelle aree di Via Mura. Qua da tanti, da 4-5 anni ci sono una trentina, quarantina di nomadi, okay, di Rom, che bivaccano dalla sera alle 6 fino alla mattina, e non le dico il disastro che si trova. In più mi diceva che si vengono a scoprire poi anche situazioni, sì, io, bizzarre, diciamo. Io dopo un po' di mesi... Non è una guerra, no, solo, no, anzi, tra l'altro, si scopre che poi ci le vittime sono questi, ecco, poveri Rom, vecchi, malati, donne, che vengono probabilmente sfruttati da altri nomadi a cui chiedono probabilmente dei soldi, posto letto. E io ho chiesto, ho scritto al questore, alla polizia, di avviare un'indagine per capire se ci siano problemi di sfruttamento. Mi dicono che stamattina c'è stato un, e lo dico in diretta così, c'è stato un blitz da parte dei polizieri e dei carabinieri nel luogo, grazie anche al nostro impegno come Municipio 9 con i nostri aeroplanini, che magari qualcuno ha detto diventa aeroplano davvero, e che stamattina ci sia stato questo blitz da parte delle forze dell'ordine. Io mi auguro che davvero non diventino interventi a spot, ma diventi veramente una condizione quotidiana, perché altrimenti davvero la città e i cittadini si scollegano dalla politica, perché poi ci chiedono conto, si arrabbiano anche con noi del Municipio 9, perché sanno che se c'è la figura dell'assessore alla sicurezza dicono che sei lì a fare. Io poi posso anche dirgli non vengo ascoltato, ma mi devo prendere le mie responsabilità, giustamente. Ecco, noi chiediamo di lavorare assieme al comune, in quell'ambito non c'è la differenza, dobbiamo dare risultato ai cittadini, diamolo, santo Dio, perché davvero c'è bisogno. Infatti siamo in chiusura, ci manca un minutino alla nostra chiusura. Che cosa si auspica appunto per il futuro? E a me viene da dire proprio dei municipi, non a prescindere dal Municipio 9, certo, insomma, certo. Però lei in quanto assessore di uno di questi municipi? Mi auspico innanzitutto che il comune e l'amministrazione centrale dia una grande mano a questi municipi, che sono poi le scarpe e le gambe dei comuni, inteso che noi facciamo viaggiare i servizi dei territoriali, i centri giovanili, i centri anziani, quindi siamo parte integrante del comune. Si mettano da parte tutte quelle situazioni di dinamiche politiche, la gente voterà comunque il più bravo, voterà comunque quello a cui interesserà. Noi dobbiamo lavorare insieme per migliorare i servizi e per dare vero valore a tutti i consiglieri dei municipi e questa giunta con il presidente e tre assessori, che debbano dare carne e forma alle richieste che arrivano dal territorio. Quindi più ascolto e sensibilità da parte del comune verso di noi, noi ci impegneremo a seguire alla lettera i regolamenti e le disposizioni, ma davvero manca da parte del comune un interesse come dire, più carnale verso il municipio, più strutturale. Che diventi un po' a regime, si diventi, certo, così, lasciando magari agli ultimi 6 mesi o 3 mesi la parte politica, le dinamiche elettive, delle elezioni, ma in questi 3 anni diamo delle risposte certe ai cittadini. Vince tutto, vince l'amministrazione tutto. Un problema risolto non è il Municipio 9, è tutta l'amministrazione. Dopodiché ognuno se la può vendere come vuole, ma il cittadino ha davanti un fatto risolto. Una questione che è stata risolta dal Comune di Milano, dal Municipio 9, ma da un'amministrazione attenta e che ha ascoltato il problema. Insomma, è quello per cui poi, diciamo, vi mettiamo lì, in un certo senso. Certo, no? È vero. Va bene, assessore Pellegrini, io la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi questa mattina. Ci rivedremo ancora, lo so che insomma qui produce. Posso dire una parolina ai cittadini? Sì. Mai mulà vuol dire mai mollare, credere sempre sulle cose concrete e davvero, lo ripeto, state dietro ai vostri riferimenti, che siano di destra o di sinistra, fateci lavorare. Grazie. So, ve lo chiede l'assessore, quindi sapete dove trovarlo, andate nella sede e sono sempre lì, poi effettivamente vi vedo che sono sempre lì a lavorare, quindi rispondono, è vero, io continuo a dirlo da tempo, i municipi sono andati quasi insieme a Milano News effettivamente, quindi lo dicevo sempre, quello è il punto su cui bisogna andare a colpire, parlare, chiedere, bussare, lì è il punto in cui noi possiamo entrare in comune.
Io vi ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio ancora l'assessore Pellegrini, grazie mille. A voi. Ci saluti tutto il municipio 9 e il presidente che so che ci segue spesso. Grazie anche a voi, noi ci rivediamo alle ore 18 con l'informazione di Milano News edizione della sera. Grazie mille, arrivederci, a presto.